Dobbiamo tutelare la salute prima che il lavoro. Il governo persegue per la nazione quanto non ha mai voluto avallare per Taranto. Fosse soltanto per questa colossale disparità e palese ingiustizia, Conte e i suoi sodali meriterebbero di andarsene a casa alla stessa velocità con la quale si propaga il virus. Ma le anomalie e le assurdità non finiscono qui. L'ultimo DPCM, che dovrà entrare in vigore a partire da venerdì 6 novembre. È la rappresentazione plastica di come gli attuali responsabili dell'accusa pubblica altro non siano che dei dilettanti allo sbaraglio. Aver relegato la Puglia nella zona arancione e Campania e Lazio in quella gialla, in una sorta di ridicolo lockdown cromatico, è uno schiaffo politico assestato dal Premier al presidente Emiliano. A colui che aveva definito Conte l'inaugurazione della fila del Levante un fuoriclasse di stanza a Palazzo Chigi. Ben gli sta. Questa è la sorte che finisce con il riguardare gli adulatori di professione. Penosa poi la partecipazione del neo assessore alla sanità pugliese Lopalco alla trasmissione di ieri su Radio 1 un giorno da pecora. L'epidemiologo, infettivologo, massimediologo e chi più ne ha più ne metta ha affermato che con il nuovo DPCM le regioni non avranno più la potestà di tenere chiuse le scuole. Lopalco non sa di cosa parla. Le ultime disposizioni di governo per le regioni in fascia arancione come la nostra consentono la didattica a distanza solo per le scuole di secondo grado, salvo quanto espressamente previsto dalle ordinanze regionali. Emiliano si assuma l'onere delle decisioni, senza scaricarle sul suo amico fuoriclasse, e lo palco, lo diciamo per lui, si informi prima di spacciare per verità ciò che verità non è. Esiste un rigore in politica che non è da meno rispetto a quello professato in campo medico-scientifico. Non è il regionalismo a non funzionare, non è la riforma pasticciata del titolo V della Costituzione a innescare il caos di queste ore. La pandemia ha soltanto reso evidente e macroscopico quanto non si è voluto ammettere in questi ultimi anni, e cioè... Il fatto che il nostro ceto politico sia modesto e inadeguato a rappresentarci in una fase così straordinaria della nostra storia collettiva, a Roma come a Bari e via via giù sino a toccare tutti i livelli dell'architrave istituzionale. La politologia intanto si ritira in meditazione. La Repubblica Italiana, nel volgere di una sola giornata, è passata all'essere una indivisibile a potersi definire trina e colorabile. Un prodigio per il quale dovremmo essere grati al fuoriclasse, indicatoci da Emiliano.